La nostra rubrica Storie e personaggi riprende con un dialogo con Fabrizio Chines, presidente esecutivo della SIFI, uno dei manager più importanti del sud Italia, che guida una realtà d'eccellenza. E partendo da questo aspetto economico-sociale, il dialogo con il personaggio delineerà anche la figura esistenziale, intellettuale. E partiamo con la classica domanda. Fabrizio Chines, si racconti. Io mi considero una persona fortunata innanzitutto, perché ho avuto la possibilità di vivere esperienze umane e professionali variegate, che ha sicuramente arricchito il mio bagaglio culturale. Diciamo, da un punto di vista professionale, prima di entrare nell'azienda di famiglia, oramai nel lontano 2003, ho vissuto all'estero per motivi di lavoro, avendo svolto un'esperienza nell'ambito della finanza straordinaria a Londra e prima ancora avevo percorso un curriculum accademico fuori sede, non a Catania, a Milano e poi a Madrid. Questo sicuramente mi ha dato una possibilità di aprire la mente, come si suol dire, a diversi stimoli e a diversi modi di interpretare la vita. Sono nato a Catania, ho fatto la mia infanzia qui e diciamo, di recente mi sono sposato e quindi posso dire che nel 2015 ho raggiunto una serie di importanti obiettivi personali e professionali. Continuando questa biografia esistenziale e anche imprenditoriale, a quanti anni diventa amministratore delegato? Io sono diventato presidente dell'azienda nel 2010. In quel momento attraversavamo un momento di crisi che si è anche accompagnato a una certa conflittualità a livello azionario, nel senso tra soci, e abbiamo intrapreso un percorso di ristrutturazione anche doloroso, con cui abbiamo comunque rimesso in sesto i conti dell'azienda fino a riuscire ad attirare degli investitori istituzionali come il fondo 21 Investimenti, che nel 2015 è entrato a far parte dell'azionariato di SIFI per perseguire un percorso di crescita ambizioso. Benetton vi ha scelto perché siete leader nel vostro settore? E può anche delineare qual è? Certamente. Noi abbiamo avuto la fortuna di poterci scegliere, perché il motivo per cui SIFI ha ricercato un nuovo socio è stato fondamentalmente quello di perseguire un ambizioso progetto di internazionalizzazione per portare la SIFI da un leader domestico nel mercato farmaceutico oftalmico a un player europeo che possa competere con aziende diciamo meglio dotate finanziariamente. E quello che era necessario per l'azienda era proprio accedere al capitale di rischio e direi anche a delle competenze manageriali che il fondo 21 Investimenti, appunto fondato da Alessandro Benetton, è stato in grado di fornire. E questo è stato un sicuro criterio di scelta non solo per il fondo ma anche per la stessa SIFI, che ha avuto la possibilità di scegliere tra diverse offerte in un processo competitivo, e l'elemento culturale e di assonanza rispetto agli obiettivi industriali che questo fondo di investimento ha visto in SIFI ci ha permesso insomma di concludere un matrimonio con reciproca soddisfazione, direi.
una delle cose che incuriosiscono dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista mediatico, l'opinione pubblica, è come un'azienda che ha sede ad Aci Sant'Antonio abbia, ovviamente nel corso dei decenni, conquistato i mercati nazionali e anche diciamo mercati esteri. Certo, innanzitutto bisogna dare credito ai miei predecessori, in primo luogo Antonino Beranti e Carmelo Chines, mio nonno, ovvero i fondatori dell'azienda nel lontano 1935. Successivamente la seconda generazione con mio padre Domenico Chines e Giuseppe Beranti, che hanno portato l'azienda ad un livello di leadership nazionale indiscusso. Oggi la sfida dell'internazionalizzazione si inquadra in un contesto molto diverso rispetto al passato. Qui non vorrei entrare troppo nel tecnico, però il settore di nicchia oftalmico è sempre più soggetto a delle dinamiche del mercato farmaceutico più generale. Insomma, necessari maggiori investimenti, necessario acquisire una maggiore massa critica e soprattutto diminuire il rischio paese di essere solo in Italia. Spesso appunto si parla di internazionalizzazione, vi sono dibattiti nelle università. Ecco, in questo caso vi sono due aspetti. Un giovane che ascende al ruolo direzionale e dunque anche la questione del passaggio intergenerazionale, quanto è importante nelle aziende, e la questione del dialogo con i mercati esteri. Ecco, come sintetizzerebbe il tutto dal punto di vista della prassi concreta, come si è sviluppato in questa dimensione? Ma sono sicuramente due tematiche interconnesse, però allo stesso tempo diciamo da affrontare secondo criteri, stili e approcci differenti, ovvero sia l'ambito di successione generazionale è un tema particolarmente difficile, soprattutto per le aziende familiari, perché a delle tematiche economiche si mischiano alcuni aspetti emotivi e familiari che condizionano alcune scelte. Questo nel bene e nel male. Diciamo, personalmente ho avuto esperienza di entrambe, ma l'ambito dell'internazionalizzazione è una come dire, scelta, se vogliamo, più facile, almeno per il mio background di economista, ovvero sia o si investe in una crescita organica o si cercano le opportunità di acquisizione che accelerino la crescita. Ed è proprio questo secondo ambito quello che rende giustizia ad una possibilità di accelerare lo sviluppo di un'azienda come la nostra, ed è uno dei motivi fondanti per cui abbiamo richiesto il supporto finanziario e manageriale di un fondo come 21 Investimenti. Vi è un aspetto squisitamente culturale, sociologico, direi quasi antropologico, che va spiegato bene. Nel sud Italia, in particolare nel sud-est della Sicilia, in queste aree vi sono delle eccellenze dell'high-tech, anche del biotech, delle alte tecnologie, della biotecnologia. Può spiegare quanto è importante dimostrare di poter fare impresa di alto livello qui in Sicilia e perché, se lo è, conveniente investire qui? Questa è una domanda molto complessa, dipende da tanti fattori, però sicuramente l'Università di Catania, la presenza di alcune aziende eccellenti nei propri settori di riferimento è un elemento che metterei sul piatto della bilancia tra i pro di essere in Sicilia, tanto che abbiamo fatto con alcune di queste aziende eccellenti, seppur in settori apparentemente diversi, dei comuni progetti di ricerca insieme all'università, e questo sicuramente dà valore aggiunto. Dal piatto negativo della bilancia ci sono le solite tematiche di deficit infrastrutturali, di lentezza della pubblica amministrazione e anche, devo dire, di alcune incertezze a livello di politica industriale, se possiamo parlare in tal senso, che i governi locali dimostrano. Quindi oggi devo dire che si ha una percezione molto diversa
tra il sentimento di ripresa nel nord Italia, che se vogliamo non vede una distonia forte tra governo nazionale e governi locali, regionali, per intenderci. Mentre devo dire purtroppo che qui in Sicilia si avverte sicuramente una differenza nelle politiche atte a far ripartire lo sviluppo. Quindi, se ho ben capito, gran parte della vostra crescita avviene nel centro-nord Italia e all'estero? La crescita viene soprattutto dall'estero, però i fattori chiave per convincere non soltanto le aziende italiane a investire, ma anche le aziende multinazionali, sono delle problematiche all'ordine del giorno nell'agenda del governo nazionale, e questo è evidente anche nel nostro settore. Se ne potrebbero fare tanti esempi. Viceversa, non appare lo stesso per quanto riguarda il governo regionale. Ovviamente lei è un giovane, ma cosa consiglia a dei giovanissimi che si affacciano sul mercato del lavoro? I consigli da dare ai giovani sono particolarmente difficili. Quello che posso dire in base alla mia esperienza è ricercare le opportunità prendendo rischi, che siano trasferimento dalla propria città natale, affrontare anche delle sfide che non sono quelle che si è immaginati all'uscita dal proprio percorso formativo accademico, quindi cominciare il più presto a lavorare anche fuori e ancora una volta prendere dei rischi, perché senza rischi non c'è rendimento anche nella vita personale e professionale. Un'azienda ha, oltre ad avere un forte impatto socio-economico sul territorio, anche un impatto etico, morale, culturale. A quante persone date lavoro? Qual è il vostro rapporto con i lavoratori? E quali dimensioni di solidarietà avete con la dimensione più ampia? Diciamo che io non sono un grandissimo esperto di responsabilità sociale di imprese, però in questo senso posso dire che la SIFI ha da sempre manifestato particolare attenzione al sociale, e questa tradizione continua. Abbiamo un'attenzione verso quelle iniziative che in qualche maniera sono affini alla missione aziendale, ovvero di curare la vista. Abbiamo quindi sponsorizzato, in occasione dell'80° anniversario della fondazione, che è avvenuto proprio nel 2015, una serie di iniziative che mirano a rendere accessibile agli ipovedenti e non vedenti alcune opere d'arte, in particolare alla Rapacis di Roma. Abbiamo inoltre messo a disposizione dei pazienti una tecnologia che abbiamo sviluppato per ascoltare il bugiardino dei farmaci o dei dispositivi medici, che spesso è illeggibile proprio per i caratteri piccoli. Quindi in tal senso queste sono le ultime iniziative che si sommano a tutta una serie di investimenti effettuati dall'azienda nel costruire un asilo nido per i figli dei dipendenti, in progetti di efficientamento energetico per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni industriali sul territorio, e infine la domanda sul quante persone impieghiamo. SIFI tra Italia, Romania e Messico impiega circa 370 persone, la maggior parte delle quali in Italia, con una significativa presenza qui nel territorio catanese. Cos'è per lei Catania? Cosa sono i luoghi etnei e la Sicilia? Catania è la mia città natale e posto bellissimo da un punto di vista naturalistico. Questo fa, a volte crescere non la rabbia, il disappunto per le tante occasioni perse, perché purtroppo non si vede ridurre il gap rispetto a territori più sviluppati, ma purtroppo aumentare. Una breve battuta finale: cosa viene il futuro di Fabrizio Chines? Nel mio futuro a breve termine vi è sicuramente tanto impegno per far crescere la SIFI. Da un punto di vista personale invece, quello di mettere su una famiglia, oltre i 5 anni
da un punto di vista professionale non mi piace fare programmi. Vedremo quella che mi riserverà il futuro.